pomeriggio e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG Flash. Una lenta decrescita della curva del contagio Covid, ma con l'RT in aumento nel primo bollettino del 2021, il tasso di positività al 14,1% ancora in crescita. Con questi dati, quindi, una parte dell'Italia allo scadere del decreto di Natale, il 6 gennaio, potrebbe finire nuovamente persino in zona rossa o arancione. A rischiare per ora sono soprattutto il Veneto, Ligure e Calabria, che secondo l'ultimo report hanno superato il valore 1 di RT e che potrebbero essere collocate quindi nella lista dei territori sottoposti a maggiori restrizioni. Molto vicine a quella soglia ci sono anche Puglia, Basilicata e ancora la Lombardia. Attualmente è previsto che dopo il decreto le regioni tornino alla fascia di colore assegnata prima del lockdown natalizio, cioè tutte gialle, tranne l'Abruzzo arancione, ma l'andamento del contagio non rende scontato che sia ancora così. Sarà il governo quindi a decidere la prossima settimana, a seguito delle verifiche effettuate dagli esperti sul nuovo report dell'Istituto Superiore della Sanità. Il report del 30 dicembre, ad esempio, già indicava varie criticità, in particolare Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento e Emilia Romagna hanno una probabilità superiore del 50% di superare la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva in 30 giorni, mentre per Lombardia, Trento e Veneto lo stesso discorso vale anche per le terapie ordinarie. A questi dati si aggiunge il caso della Sardegna, che ha una classificazione del rischio non valutabile, quindi alto, a causa dell'incompletezza dei dati forniti. Sono intanto 45.667 le persone vaccinate contro il Covid in Italia, secondo l'ultimo dato disponibile sul portale online del Commissario straordinario per l'emergenza. In testa la Provincia Autonoma di Trento, con 1.730 dosi somministrate, il 34,8% delle disponibili, seguite dal Lazio con 9.301 vaccinazioni e dal Friuli Venezia Giulia con 1.948. La fascia d'età più vaccinata è quella tra i 50 e i 59 anni, 13.086, seguita da quella 40-49, 10.475 da 30-39, 7.972. La fase 1 della vaccinazione, che ha preso ufficialmente il via tra il 30 e il 31 dicembre a seconda delle regioni italiane, interessa operatori sanitari e sociosanitari. Al momento sono 40.148 i vaccinati, il personale non sanitario 2.181 e gli ospiti delle RSA 3.338. Giallo intanto a Nola, un cittadino romeno espirato all'ospedale dove era ricoverato da diverse ore. L'uomo era stato trovato agonizzante in strada al centro di Ottaviano. L'ipotesi è che possa essere stato investito da un pirata della strada, ma non vengono escluse anche altre piste. Si cercano infatti testimonianze e la speranza di ricavare informazioni utili dalle immagini di videosorveglianza presenti nell'area del ritrovamento. Continua lo sciame sismico nel territorio flegreo, una scossa di terremoto magnitudo 1.7, ipocentro localizzato a 590 metri di profondità ed epicentro nell'area del vulcano Solfatara, questa mattina alle ore 10.18, è stata avvertita dai residenti della zona collinare e del centro storico di Pozzuoli. L'evento è stato anticipato da altri due movimenti tellurici preceduti da boati, verificatisi a distanza di 24 secondi l'uno dall'altro. Il primo di magnitudo 1 con profondità 1260 metri, il secondo con magnitudo 0.3, anche questo superficiale, ad 820 metri di profondità. Anche nel corso della notte scorsa, a partire dalla mezzanotte, erano stati registrati dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano altri 5 eventi tellurici di bassa intensità con profondità massima di 2 km e tutte sull'asse Solfatara-Agnano. Il professore Nicola Coppola, direttore del reparto malattie infettive area Covid, è stato il primo a ricevere la dose di vaccino contro il Covid presso il Policlinico Casertano Luigi Vanvitelli. A dare notizie è stata la stessa azienda ospedaliera, con un video sui propri canali social in cui si vede il professore che riceve la dose. Inoltre, la Regione Campania ha reso noto che a completamento della campagna di vaccinazione antinfluenzale, che ha visto la campagna prima regione in Italia con la somministrazione già da ottobre
di oltre 1,5 milioni di dosi, sono state acquistate e saranno distribuite da tutte le ASL 66.080 dosi di Fluzzumilast nasale dell'AstraZeneca. Questo vaccino antinfluenzale è destinato infatti a bambini e adolescenti di età compresa tra 24 mesi e 18 anni. Data l'agevole modalità di somministrazione, le ASL e i pediatri di libera scelta sono invitati a utilizzarlo per i pazienti, soprattutto in età evolutiva, affetti da disturbo del neurosviluppo, disabilità, patologie invalidanti o croniche. A Villa Literno i carabinieri della stazione radiomobile del reparto territoriale di Mondragone e quelli della stazione di Castelvolturno, Pineta Mare, hanno tratto in arresto per il reato di rapina un 42enne nigeriano irregolare sul territorio nazionale. Nel corso della notte l'uomo lungo la statale Domiziana del comune di Castelvolturno, armato di coltello a serramanico, ha minacciato un 61enne di Mondragone, costringendolo a scendere e consegnargli l'autovettura a bordo della quale poi si è dileguato. Intercettato dai militari dell'arma a Villa Literno, è stato bloccato e tratto subito in arresto. Il veicolo recuperato, una BMW, è stato quindi restituito all'avente diritto. L'arrestato, invece, è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell'attività giudiziaria. Parliamo come di consueto anche di sport. Torna il campionato domani e il Napoli è pronto per l'insidiosa trasferta di Cagliari alle ore 15. Gli uomini di Gennaro Gattuso dovranno fare a meno di diverse pedine importanti. Otto ancora i lungodegenti Mertens, Dem e Koulibaly, mentre Osimhen verso il rientro risultato positivo ieri al Covid-19. Tre ballottaggi in essere, Ospina Meret, Mario Rui Sai e Lozano Politano. Sfida anche tra gli allenatori, il primo incontro tra Eusebio Di Francesco e Rino Gattuso risale al febbraio 2018 in un Roma-Milan terminato con la vittoria dei rossoneri per 2-0. A suonare la carica per il Cagliari è il talento, l'esterno offensivo Riccardo Sottil. Insigne dichiara un giocatore molto forte, gioca nel mio stesso ruolo ed è un giocatore con grande estro che sa segnare e sa far segnare anche i suoi compagni. La sfida con lui sarà vincente e mi dà grande stimolo. Cerchiamo di vincere sempre ogni partita, questa è la nostra mentalità, sarà una partita bella, importante e speriamo di portare a casa una vittoria. Intanto Papa Francesco ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato ampiamente di Diego Armando Maradona. Ho incontrato Diego Armando Maradona in occasione di una partita per la pace nel 2014, dichiara. Ricordo con piacere tutto quello che Diego ha fatto per la Scolas Occurrentes, la fondazione che si occupa dei bisognosi in tutto il mondo. In campo è stato un poeta, un grande campione che ha regalato gioia a milioni di persone, in Argentina come a Napoli, ma era anche un uomo molto fragile. Ho un ricordo personale legato al campionato del mondo 86, quello che l'Argentina vinse proprio grazie a Maradona. Mi trovavo a Francoforte, era un momento di difficoltà per me, stavo studiando la lingua e raccogliendo materiale per la tesi. Non avendo potuto vedere la finale del mondiale, seppi soltanto il giorno dopo del successo della mia Argentina sulla Germania, quando una ragazza giapponese scrisse sulla lavagna «Viva l'Argentina» durante una lezione di tedesco. La ricordo personalmente come la vittoria della solitudine, perché non avevo nessuno con il quale condividere la grande gioia di quella vittoria sportiva. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi, come sempre vi do appuntamento con le informazioni di Teleprima alle ore 21. Buon pomeriggio.